78. Silenzio, buongiorno! Buongiorno! Non anticipare, buongiorno! Ecco l'immagine che tutti gli italiani vogliono vedere, questo sguardo, eccolo qua, avevamo finito l'anteprima che ancora dobbiamo mettere, poi l'anteprima avevamo finito con Lucio Dalla facendo i complimenti per la seratona di ieri sera, l'unico difetto però dobbiamo dirlo, era un po' troppo lunga. Pensate che ora, in questo momento, stanno cantando i Nomadi. Ora! Stanno cantando i Nomadi ora! Ora! E guardate qua! Notizie su notizie, ma prima. E questa è bella, perché lui ha detto invitiamo. Monti ha fatto l'invito, no? Ha detto l'onorevole Berlusconi, l'onorevole Bersani e il signor Grillo, perché lui non è ancora onorevole, sono invitati che devono tentare di fare il governo, ma pare che ci sia un governo, forse un governo tecnico, questa cosa però solo in Italia può accadere. Avevamo il governo tecnico, ci sono state le elezioni e si torna al governo tecnico, non ci posso credere. Vabbè, ma la sigla, vai! Qual è? La sigla nostra! Bella, un mascolo in lava umbrella, bella, un nino dalle qualate, andiamo più freddi. Notizia su notizia, ma cominciamo ragazzi in nuove ombre, perché sapete che si sono radunati tutti i cardinali, stanno facendo le primarie, stanno scegliendo chi sarà il nuovo papa, ma la cosa bellissima, cioè bellissimo il modo di dire che uno si è intrufolato, guardate qui il finto vescovo, questa è tratta dal Corriere della Sera, si è intrufolato e l'hanno sgamato, sapete chi era? Oscar Giannino, era lui il finto vescovo. A un certo punto hanno detto Oscar, ma che ce fai qua? Era proprio lui. Vabbè, nuovi casi di... Mamma mia ragazzi, non si possono aprire più i giornali ragazzi. Ragazzi, allora, avete visto ieri Grillo è arrivato a Roma insieme al guru Casaleggio, loro sono troppo avanti, sono troppo moderni, loro non sono venuti manco col treno, loro non sono arrivati neanche con l'aereo, sono venuti via wireless, sono arrivati wireless, si sono materializzati a Roma, ieri telecamere, c'erano, non si trovava un fotografo manco a pagarlo oro, la regina per questo non è venuta, aspetta, ma se io vengo chi me caga a me e si è data malata, si è fatta venire la... com'è? Chi mi caga a me col problema che c'ha avuto? questo è anche vero. Allora, che ci abbiamo notizie, dicono la Vitola condannata a 2 anni e 8 mesi per che cosa? Per tentata estorsione. Ma come? A Corona gli hanno dato 9 anni per tentata estorsione e alla Vitola gliene danno 2, perché lui ha fatto la tentata estorsione a Berlusconi. Esatto. E invece Corona l'aveva fatta a Trezeguet, vuol dire che Trezeguet è più importante. Non fate battute su tre seghe che sono importanti. Non mi fate studiare. Che ci abbiamo gente di Tragliatella vuole parlare. Ma Rosario, perché la Vitola ha concusso De Gregorio? Ma che ne so io. Chi gliel'ha dato l'ordine? E chi gli ha dato l'ordine? E perché è stato adesso arrestato? E perché fai queste domande? Dacci le risposte. E lo sappiamo tutti, Che ritmo che c'hai, Tragliatella. Veramente. Allora, qui c'è, allora parliamo del caso. Processo Rubi ad Arcore, sistema prostitutivo. Ma cosa dite? Come si chiama il PM? Fiorello! Ma vaffanculo! C'è scritto Fiorillo, scusa! Si chiama Fiorello, non ho mai pagato una donna in vita mia, a parte Veronica Lario, insomma, che gli do un assegno da 300 milioni al minuto. Allora, leggo che ma che te ridi, signore, abbiamo un ospite qui, ora tra un po' ve lo presento, l'ospite sta qua dietro il cellulare, non lo potete vedere, vi faccio vedere solo i capelli brizzolati, ma è un personaggio importante, è l'unico presidente che abbiamo in Italia, eletto, perché del resto presidente del Consiglio non c'è, non c'è niente, non c'è nulla, ieri sera c'era, avete visto la riunione dei grillini, pare che per sconfiggere il grillismo e i grillini, no, ma che ci vuole? Bersani ci sta già pensando, basta levare wifi e loro non si possono più parlare, che sai, loro parlano solo così, wifi, si parlano solo con gli iPad, con le cose. Ieri c'era la riunione all'hotel, non fate la battuta 5 stelle, grazie, salutiamo i pittori che sono arrivati, c'era la riunione e c'era il capogruppo che si chiama Vito Crimi, che spiegava a tutti
com'è il mondo politico. Allora c'è una cena che di Palermo, no? Non mi fate domande, che volete sapere? Che volete sapere? Scusi, sì. Capogruppo. Sì, che c'è? Al Parlamento, che si dice? Che si se fa? Parla, va bene. Non so niente, non vi posso rispondere, non mi fate domande perché io non devo dire, non posso dire niente, va bene? Che volete sapere? Che c'è alla Camera? Non si sa. Ma ora vediamo. La prossima coalizione? E che minchia ne so io, non sappiamo niente noi, noi non possiamo parlare, non possiamo dire niente, va bene, sono crimini, boom, e basta. Allora, che altre notizie ci abbiamo, ragazzi? Guardiamoli sti giornali, il governo tecnico, l'abbiamo detto, stiamo sempre in mezzo a una strada. Allora, attenzione, la 7, ragazzi, la 7 l'ha comprata Urbano Cairo per, come per un milione? Un milione? Sì, sì. Solo un milione costa la setta? E ha detto c'ho questa patata bollente. Sì. Ecco, quando ha detto sta cosa, la patata bollente, la Gruber, che ha la setta, ha detto, la dico, la mia è a temperatura ambiente. Scusate, ma l'hai detto, è stato tu. Ho capito, hai stato tu. Hai stato tu. Allora, il nostro buon Filo, che è un musicista, ha preparato una canzoncina che vi possiamo fare, guarda. È la, sempre la situazione politica. Sei pronto? Vai. Sulle note della, della, notte, della donna riccia, vai, canta pure te Filo, vai. Attenzione, via. Fate come vi pare per governare, però la coalizione non ci può stare, sia a destra che a sinistra deve finire e a casa tutti quanti dovrete andare. Bersani, no. No, 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 ragazzi, no. No, 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 ragazzi, è Gri. No, no, no. Perché se Beppe Grillo diventa presidente, io in Parlamento non ritorno, no. Perché se Beppe Grillo va forte con la gente, neanche D'Alema mi saluta, no. Neanche D'Alema mi saluta, no. Neanche D'Alema mi saluta, no. Ciao, ciao, ciao! Ale! Spettacolo! Il varietà! Il varietà! Attenzione, mi dicono che dal concertone di Lucio Dalla in questo momento sta cantando Samuele Bersani, torna a cantare. Allora, ciao Lucio, sempre col sorriso, Beh, ce l'abbiamo dietro. Signore, è il momento di presentare l'ospite. Abbiamo un ospite con noi, l'unico presidente eletto in Italia in questo momento, passava per caso da qua perché stava andando, credo, a Ginevra a parlare non so di che. Il numero uno dello sport italiano, il presidente del CONI, Giovanni Malagò. Buongiorno Malagò, baci, ma grande. Ma l'avevo promesso che sarei venuto, no? È incredibile. Ti ho fatto una bella sorpresa. Domanda, non ti facciamo perché so che non ti puoi sbilanciare. No, non ti posso mettere sicuramente nel tuo ruolo che hai adesso, non posso fare. Per chi hai votato? Dice per chi hai votato. Hai votato per Grillo, di posso la dire una cosa? Sì. Ma se l'ha fatto Grillo, facciamo un partito con Fiorello. Siamo ma che stai a dire? Signori, vado a lavorare. Signori, Giovanni Malagò, grazie. Sport. Ricordati, Giovanni, ricordati. Noi vogliamo la federazione delle bocce, perché qui siamo fortunati. Ciao Giovanni, ciao Malagò. Incredibile, ragazzi, il presidente del CONI è passato da qua, ci ha salutato, ragazzi, incredibile, incredibile ma vero. Siamo 8:31. Siamo una grande realtà. China Sharp, che è veramente meravigliosa. Meravigliosa. Ragazzi, ebbene, abbiamo detto di ogni. Ah sì, no, questa di Batman è meravigliosa, questa, che ha consegnato il ladro in Inghilterra, uno vestito da Batman ha consegnato ladro a polizia. In Italia invece abbiamo, noi ieri abbiamo visto Spider Grill che ha consegnato, cosa ha consegnato? L'Italia? No, ha consegnato tutti a casa, sì. Tutti a casa, tutti a casa. Sono crimi, buongiorno, che domande volete farmi? Allora, la strategia, vi dico la strategia del nostro. La politica economica, vuoi sapere qual è? Allora, non lo posso dire, non lo posso dire, non si può dire niente. La politica è solo questa, tutti a casa, venite a chiedere a casa, va bene? Arrivederci a tutti, chiudiamo il che stai scrivendo? No, degli accordi per John Wayne. Per fare quale muro? Quale... Vabbè, la facciamo domani, Rosario. La facciamo domani, dai. Domani è presto. Ragazzi, guardate quanta gente. Abbiamo bloccato l'economia italiana, nessuno va a lavorare, sono tutti qua. Sono tutti qua, i veri lavoratori stanno tutti qua. Grazie, arrivederci, ci sentiamo domani. A domani, a domani, a domani, ciao!